servizi sociali chiusi per ferie dall'1 al 6 gennaio, a Bassano scoppia la polemica, opposizione sul piede di guerra. Zaia favorevole all'ispezione sui conti della Pedemontana, ma i costi dice sono aumentati per salvaguardare l'ambiente. La chiusura del tribunale è tutta colpa del PD, la leghista Tamara Bizzotto punta il dito contro il governo. Torna a colpire la banda dell'acetilene, esplosione nella notte a San Giorgio delle Pertiche, 20.000 euro il bottino. Nove e Cartigliano studiano una convenzione per condividere i servizi e tagliare i costi dalla scuola al sociale. 4 milioni a Cittadella e 1 milione a San Martino di Lupari per salvare i bilanci, i comuni puntano sulle multe. Picchiò l'arbitro dopo il gol subito, squalificato per 4 anni un 24enne di Castelfranco, per lui niente calcio neppure dagli spalti. Buonasera a voi telespettatori, ben ritrovati con questo appuntamento con informazione di Bassano TG in apertura. Iniziamo il telegiornale con le tematiche cittadine. Chiuso per ferie l'ufficio dei servizi sociali di Via da Ponte e monta la polemica. Volontari attivi 24 ore su 24, telefono amico in primis, per venire incontro alle richieste di aiuto e ascolto delle tante, troppe persone che soffrono in questi giorni di festa. Addetti ai lavori, dipendenti del comune di Bassano, in ferie. Il cartello affisso all'esterno degli uffici dei servizi sociali di Bassano è chiaro, chiuso dall'1 al 6 gennaio, e non sono tardate le telefonate alla nostra redazione di residenti preoccupati nel leggere quanto scritto sulla bacheca accanto alla porta della sede comunale distaccata di Via da Ponte. Quello che temono è che vengano meno le prestazioni base alla persona in un momento già difficile. Da un canto, il sindaco Riccardo Poletto ha assicurato che tutto ciò che concerne l'azione diretta del primo cittadino, a partire dalla firma per eventuali TSO, i trattamenti sanitari obbligatori, resta assicurata a qualsiasi ora del giorno e della notte, e ha comunicato che per urgenza il comune si può contattare sempre. Proprio qui sta il problema, sollevato anche dai nostri telespettatori, documentato dalle immagini che abbiamo girato stamattina. Manca un riferimento preciso cui rivolgersi in caso di necessità. E sulla questione si sono fatte sentire anche le opposizioni. Sappiamo che i servizi sociali di Bassano sono una delle perle della nostra città e bisogna coniugare eventuale razionalizzazione delle spese, ma con la garanzia di questi servizi che sono primari per la persona e per gli aventi bisogno. La va gestita sicuramente meglio rispetto a un mero cartello che chiude per 6 giorni, insomma, questi importanti uffici. E come annunciato ieri ai nostri telegiornali, la Corte dei Conti ha avviato un controllo sui costi della superstrada Pedemontana Veneta, un atto che vede il pieno appoggio del governo regionale. Io direi benvenga questo controllo, c'è assolutamente la volontà che ci sia totale trasparenza. Io questi controlli li farei su tutte le opere pubbliche d'ufficio. Ha il beneplacito della Regione la scelta della Corte dei Conti di avviare un'indagine sulla gestione finanziaria della superstrada Pedemontana Veneta, inserita dal governo fra le opere infrastrutturali che secondo lo Stato presentano elementi sintomatici di criticità. Conti alla mano, infatti, i costi della nuova superstrada a pedaggio sono lievitati di 290 milioni di euro, pari a quasi il 15% del totale. Ma per questo, sostiene il governatore, esiste una ragione. Quanto alle spese, i costi sono lievitati da quello che ho seguito, visto io, pur guardando da fuori perché c'è una gestione commissariale, perché sono state accolte praticamente tutte le istanze dei comuni. E voglio ricordare che questa auto superstrada era un nastro d'asfalto sul piano campagna ed è diventata per ormai quasi il 70% un nastro d'asfalto in trincea, cioè non si vede più, e questi sono costi maggiori. Secondo ricorso alla Corte Costituzionale da parte della Regione Veneto contro la riforma delle province. Questa legge è nata male, sostiene l'assessore Roberto Ciambetti, è gestita ancora peggio. Sentiamo. Noi faremo ricorso sicuramente alla Corte Costituzionale perché qui è mancato il principio di leale collaborazione e soprattutto si va a ledere una situazione di professionalità e di risorse umane che in Regione Veneto sono secondo me a buon livello, se non ottimo livello, soprattutto andrà a creare problemi a chi questi servizi andava a erogarli. La Giunta regionale ha approvato il disegno di legge sul riordino delle province, ma l'assessore Roberto Ciambetti non rinuncia alla battaglia contro la riforma del Rio. Come istituzione abbiamo adempiuto a tutti gli obblighi di legge, spiega, ma ci faremo portatori degli interessi delle province e soprattutto dei loro dipendenti davanti alla Consulta contro questa traballante riforma. Una legge nazionale che non abolisce alcunché ma scarica i problemi delle province su regioni e comuni, chiamando in causa lo Stato solo in terza battuta.
è veramente un modo rocambolesco di fare riforme istituzionali, è un modo vergognoso di trattare persone e anche i servizi che queste persone danno ai cittadini. Sul destino della riforma pende già da mesi un ricorso alla Corte Costituzionale presentato da diverse regioni. Se la Consulta darà ragione al Veneto, tutto tornerà come prima. Lo abbiamo già visto con il Salva Italia dell'allora governo Monti, che avevamo ragione noi come regioni. Non siamo soli in questa partita, molte altre regioni d'Italia ci stanno seguendo su queste iniziative. Ripeto, non si possono fare riforme istituzionali in maniera così superficiale e in qualche caso sgradevole nei confronti soprattutto di dipendenti. E torniamo ad occuparci anche oggi della chiusura del Tribunale Bassanese. Per il consigliere comunale Tamara Bizzotto non ci sono dubbi su chi siano i responsabili di una perdita tanto grave per la città. Il Tribunale, dov'era e com'era? Questo è il motto pronunciato ieri dal presidente Luca Zaia a sostegno della battaglia, tutt'altro che conclusa, per riaprire il Palazzo di Giustizia cittadino. Una battaglia a cui crede fermamente anche il consigliere comunale Tamara Bizzotto. Io continuo ad avere speranza, non tanto in questo governo che ci ha preso a schiaffi in faccia perché non ha ridato a un territorio quello di cui aveva diritto, cioè un tribunale efficiente che funzionava in nome di una spending review che non esiste assolutamente, perché non era certo uno spreco il nostro tribunale, per cui l'unica cosa che resta da fare, forse con la prossima occasione che ci sarà di... speriamo di andare a votare le politiche, di cambiare la classe dirigente, di mandare persone che rappresentano il territorio, che fanno gli interessi del territorio, perché il Tribunale deve tornare a Bassano. Per Tamara Bizzotto, infatti, i veri responsabili della chiusura del Palazzo di Via Marinali hanno un nome ben preciso. È chiaro che le promesse scritte nero su bianco sul programma elettorale e da chi in campagna elettorale andava alle conferenze dicendo che al primo punto, nei primi mesi, avrebbero salvato il Tribunale, sono gli esponenti del PD. Spero che la prossima volta le persone si ricorderanno e cercheranno anche di valutare un pochino meglio le persone che li devono poi rappresentare nelle alte sfere, che decidono e ci fanno ricadere sulle nostre teste certe decisioni scellerate. E delle responsabilità politiche sul Tribunale si occupa anche il nostro TG Linea Aperta di questa settimana, ponendo a voi telespettatori il seguente quesito. Tribunale, chi sono i politici che hanno tradito il bassanese? Come sempre potete farci sapere la vostra opinione inviando un sms, un fax o una mail agli indirizzi che state vedendo in sovraimpressione. Per rilanciare Bassano, rivalutare il commercio in centro storico tutti i giorni della settimana, non solo nel weekend, è l'obiettivo dell'amministrazione comunale. L'allarme l'aveva già lanciato il presidente degli albergatori bassanesi Roberto Astuni, meno 10% di presenze turistiche in una città definita l'ottava del Veneto per importanza. E se il turismo registra dunque un calo importante, l'amministrazione di Bassano è convinta nella necessità di puntare alla rivalutazione del centro storico dal punto di vista del commercio. Si parte dal centro storico, no, che è il cuore del commercio, delle attività, delle relazioni, no, dei cittadini, e poi si va fuori. Noi partiamo dal centro storico perché è un centro storico che funziona, tira, no? Quindi anche oggi con i commercianti vediamo che molti investimenti stanno arrivando nel centro storico, c'è molto interesse nel farlo ripartire e insomma anche da fuori si capisce che Bassano è una bella piazza, nel senso è bella fisicamente ma funziona anche bene come tipo di consumo rispetto alla crisi generale che c'è oggi. E visto il successo che stanno ottenendo i mercatini in questi giorni di festa, a capire quale strategia seguire per estendere l'afflusso in centro storico non solo al fine settimana. Avere una gestione della governance del centro storico non solo per il fine settimana ma per tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, e anche diciamo cercare di far partire questo investimento di grande distribuzione nel centro storico significa anche avere un'offerta che dal lunedì al venerdì porti più attrattiva, no? Quindi non far funzionare il centro solo il fine settimana. E intanto il comune si avvicina sempre più ai cittadini attivando una pagina Facebook dove si trovano i servizi base per gli utenti ed un account Twitter dove i bassanesi potranno interagire direttamente con il Palazzo di Via Matteotti. Un tempo acerrimi avversari, i comuni di Nove e Cartigliano sono pronti oggi ad unire le forze e con pienezza ad aumentare i servizi limitandone i costi. Sentiamo di cosa si tratta. Nemmeno il tempo di uscire dall'unione dei comuni del Marosticense e per Nove si apre già la prospettiva di una nuova unione intercomunale. Il paese della ceramica infatti guarda con attenzione a Pianezze e allo storico nemico Cartigliano.
Il dialogo e anche l'amicizia con l'amministrazione comunale di Cartigliano e con altre amministrazioni vicine, ad esempio Pozzoleone, ci sta portando a riflettere sul futuro, su collaborazioni e su sinergie, proprio per fare economie di scala e per ottimizzare i servizi ai cittadini. Penso ad esempio all'istituto comprensivo che già è in comune, una gestione condivisa, la gestione del trasporto scolastico, sono espressioni di una vita civile che deve essere condivisa per fare delle economie. Non solo scuola, tra i settori in cui i comuni con Termini stanno valutando possibili collaborazioni si segnalano anche la polizia locale e il sociale. In ambito anche socioassistenziale stiamo facendo veramente un percorso che ci porterà ad una collaborazione, spero che sia veramente fattiva, attiva a servizio ai cittadini e soprattutto di chi ha più bisogno e di maggiore difficoltà. Ancora allo studio nei dettagli, la volontà di associare alcuni servizi per ottimizzare funzioni e costi è già pronta alla ratifica dei consigli comunali. Anche in consiglio sia Nove che Cartigliano vanno con questa manifestazione di intenti, di volontà di collaborare, che però si concretizza con dei tempi certi. Ci siamo dati 2 mesi per ragionare e lavorare e trovare delle strade comuni su cui collaborare per i cittadini. Si svolgeranno domani nella chiesa di Santa Giustina a Solagna i funerali di Ivo Smagnotto, l'operaio deceduto sabato pomeriggio in un incidente stradale sulla statale 47. La cerimonia inizierà alle 15 e la salma dell'uomo riposerà poi nel cimitero del paese. Proseguono intanto le indagini della polizia stradale sulla dinamica e si rafforza sempre di più l'ipotesi che a causare la tragedia sia stato il cedimento del gancio che univa la corriera Mercedes al carrello portabagagli. E un 78enne è morto questa mattina in via Montello a Marostica mentre si trovava al volante della sua auto. L'uomo in uscita da una rotatoria ha invaso la corsia opposta ed è andato a scontrarsi prima contro un'auto in sosta e poi contro una recinzione in cemento. Stando ai primi accertamenti a provocare il decesso sarebbe stato un improvviso e fatale malore. E andiamo ora a Castelfranco Veneto, dove è costata cara ad un 24enne una partita di calcio giocata qualche settimana fa contro il Mussolente. Una novità per quanto riguarda la questura di Treviso, perché al momento presumo, ricordo che sia la prima volta che viene dato nei confronti del giocatore questo provvedimento di DASPO. Per 4 anni non potrà assistere a partite di calcio e calcio a 5 di ogni categoria e nemmeno entrare nelle strutture in cui gioca la sua ex squadra, la Futsal Vedelago, nelle 2 ore precedenti e nelle 2 ore seguenti alle partite. Il primo calciatore destinatario di un DASPO della questura di Treviso è un 24enne di Castelfranco della Futsal Vedelago, squadra di calcio a 5 di Serie D. Il 12 dicembre sul campo di Carainati di San Zenone quel gol allo scadere del Mussolente che fissò il punteggio sull'1-1 non gli era proprio andato giù, ma la reazione del giocatore nei confronti dell'arbitro è stata talmente violenta da convincere ad un provvedimento severo. Ha tentato prima di colpirlo, il quale è riuscito però ad evitare appunto di subire il colpo, e poi l'ha raggiunto con un pugno all'addome che gli ha procurato delle lesioni lievissime, però è dovuto ricorrere immediatamente alle cure di quelle che erano i medici all'interno del campo e secondariamente a quelle del pronto soccorso. Per l'arbitro 5 giorni di prognosi, per il calciatore una sanzione che segue la squalifica di 3 anni e mezzo già disposta dalla FIGC. È tutto pronto per il veglione di fine anno che domani si terrà nella suggestiva cornice della Piazza degli Scacchi a Marostica, promosso dalla Pro Marostica nell'ambito del cartellone di Natale e con noi. Si inizia alle ore 21. La cronaca invece apre la pagina dell'Alta Padovana. Un boato questa notte alle 2.30 ha svegliato i residenti di via Roma San Giorgio delle Pertiche. Torna a colpire la banda della Cetilena che ha fatto saltare in aria lo sportello Bancomat della banca Centro Veneto. Alcuni testimoni svegliati dall'esplosione hanno visto i ladri recuperare il bottino e fuggire a bordo di un'auto rubata. La somma portata via si aggira attorno ai 20.000 euro. Sul posto i carabinieri per le indagini. Fine anno e per i comuni a tempo di bilanci di previsione a salvare i conti delle amministrazioni sembrano essere le multe. 4 milioni e 50 mila euro. Ammonta a tanto la somma che il comune di Cittadella prevede di incassare nel 2015 dalle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni del codice della strada, in sostanza dalle multe. Una cifra certo considerevole per un comune di appena 20.000 abitanti, ma perfettamente in linea con quella indicata negli anni scorsi.
Più nel dettaglio, dei 4 milioni di euro complessivi, 1 milione e 950 mila sono previsti dalle violazioni dei limiti di velocità, mentre 1 milione e 50 mila euro dovrebbero entrare nelle casse comunali dalle altre violazioni al codice della strada. Lo stesso importo dovrebbe arrivare dalle multe già comminate e non ancora incassate. Già prevista fin d'ora anche la destinazione di buona parte degli introiti. 932 mila euro saranno impiegati per la manutenzione di strade e lavori di sicurezza per pedoni e ciclisti, 511 mila euro per il miglioramento della segnaletica stradale luminosa, 508 mila euro per un potenziamento ulteriore dell'attività di controllo e accertamento delle violazioni stradali. E se a Cittadella il capitolo multe è da sempre un tema caldo del bilancio, le sanzioni stradali stanno facendo discutere anche nella vicina San Martino di Lupari, dove la giunta del sindaco Gianni Borato ha previsto per il prossimo anno di incassare 1 milione di euro, ovvero 110 mila euro in più rispetto al 2014. Preoccupati i consumatori, che rivolgono dunque un monito ad amministrazioni e automobilisti. L'obiettivo non è quello di far cassa, ma è quello di fare sicurezza. Questo è l'obiettivo principale che ha un'amministrazione, qualunque essa sia. E quindi riteniamo che da questo presupposto di fare sicurezza, poi è chiaro che ne deriva che chi sbaglia paga. Natale è già passato, ma continua l'appuntamento su Rete Veneta con i vostri presepi. Oggi vi proponiamo la natività realizzata dal gruppo Alpini di Cornedo Vicentino. Chiusura di telegiornale, vi ricordo l'appuntamento con Focus questa sera in diretta su Rete Veneta a partire dalle 21.05 per discutere dell'attualità del Veneto e fare un bilancio dell'anno trascorso e sulle prospettive del nuovo. Ospiti della puntata questa sera saranno Sergio Berlato, Federico Canera, Riccardo Poletto, Massimo Pantano e Alain Luciani. Come sempre anche voi telespettatori da casa potete partecipare alla diretta inviando i vostri sms che poi verranno letti. Ed ora vi lascio come di consueto al ricordo dei caduti che riposano al Tempio Ossario di Bassano. Grazie per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. I Movilli Angelo, Inaudi Giovanni, Incorati Antonio, Indrigo Severino, Ingranetta Cesare, Inserrato Rocco, Intravaia Giuseppe, Invernizzi Virgilio, Inziga Giuseppe, Iobbi Cesare, Iorio Alberto, Iovino Francesco, Iovino Giuseppe,